Slitta al 22 giugno con la riapertura dell'istruttoria dibattimentale il processo in corte d'assise di appello a Caltanissetta nei confronti del super latitante Matteo Messina Denaro, accusato di essere stato tra i mandanti delle stragi di Capaci e Via D'Amelio. La Corte, riunitasi in Camera di Consiglio, ha emesso un'ordinanza per riaprire l'istruttoria. Nell'udienza fissata per il 22 giugno sarà chiamato a deporre in aula un perito che riferirà sulle trascrizioni effettuate su una conversazione ambientale. Il superlatitante, nell'ottobre del 2020, in primo grado, venne condannato all'ergastolo. Capo della mafia trapanese, Messina Denaro, ricercato dal 1993, è ritenuto uno dei responsabili della linea stragista di Cosa Nostra, imposta dai corleonesi di Totorina, con il quale avrebbe pianificato negli anni 90 l'azione stragista contro le istituzioni. La Primula Rossa di Castelvetrano era già stata condannata per le bombe al nord Italia del 1993. La Corte d'Assise di Caltanissetta lo ha dichiarato colpevole degli attentati di Capaci e Via D'Amelio. L'accusa sarà rappresentata dal procuratore generale Antonino Patti, mentre la Corte sarà presieduta dal giudice Maria Carmela Giannazzo.